La nuova pentita di mafia si chiama Piera Aiello. Ha deciso di parlare dopo l'uccisione del marito, Niccolò Atria. Da 4 mesi vive sotto la protezione dell'Alto Commissariato. Niccolò Atria è il figlio di un boss mafioso della Valle del Belice, Don Vito Atria, mio suocero. Quando uccidono mio marito, la sera vengo interrogata, ma inizio a maturare dentro di me che tutto questo non poteva andare avanti. Perché? Partanna era il paese delle vedove e degli orfani. Non c'era una famiglia che non ci fosse un morto ammazzato. E mi portano a Terrasini, in una piccola stazione dei carabinieri. Lì trovo tantissime persone, fra i quali, in uno di questi tavoli seduto, c'era un uomo brizzolato, col baffetto e una sigaretta a mezz'aria. E subito entriamo in empatia con questa persona, però io non sapevo chi fosse. Mi dice: buongiorno, io intanto mi presento, mi chiamo Paolo Borsellino. Faccio io: piacere, mi chiamo Piera Aiello, perché non sapevo chi fosse questa persona. E lui, con questo accento marcato palermitano, mi parla e a un certo punto faccio: veramente lei con questo accento palermitano mi sembra un mafioso. E lui si fa una risata, ma onde evitare qualsiasi altra gaffe, chiamami zio Paolo e non se ne parla più. La scelta di Piera Aiello viene seguita anche dalla sua giovanissima cognata Rita Atria. Per papà da quel momento diventano le picciridde. Rita inizia a denunciare e va via a novembre 91. Quando inizia ad andare in procura sciacca, ancora non l'avevano portata via, una sera vanno delle persone a casa sua che la vogliono uccidere. E da lì Paolo Borsellino decide di prenderla in custodia e portarla via da Partanna. Rita Atria è poco più che una bambina, ma con una forza e un coraggio tali che le consentono nel giro di pochi mesi di aiutare i magistrati a debellare tutte le famiglie mafiose del suo paese, dal quale si allontana per sempre. Paolo ci raccontava che l'aveva proprio vista crescere, l'aveva vista maturare, e capiva che lui, per la ragazza, era un punto di riferimento, era una persona cara e cercava di aiutarla in tutto ciò che poteva. Quando Paolo Borsellino prende Rita e la porta via, la madre lo denuncia per sottrazione di minori. E lui raccontava questa cosa con risolino, perché diceva: ma come? Io voglio salvare la vita a sua figlia e lei mi denuncia per sottrazione di minori? Quando Rita decide di denunciare, inizialmente decide perché si vuole vendicare. Ma quando comincia a parlare con Paolo Borsellino e gli dice: ma la vendetta non ti porta a nessuna parte, capisce che la sua vendetta fondamentalmente non aveva senso. E la sua vendetta si trasforma in voglia di giustizia. E così è stato.